Buonasera, bentrovati anche questo lunedì. Siamo io e Max Cocchi qui in studio e come sempre quando vedete me qui a dirigere, a condurre questo programma che sicuramente non so condurre come Jack Bonora, il grande mitico Jack Bonora, che però va in giro per il mondo, va in giro per il mondo e questa volta siamo collegati con lui da Malta. Jack, ci sei? Sì, ci sono Eccolo, dappertutto. Sì, guarda. eccomi qua. Sono al Casinò di Malta, un torneo fantastico, quasi 1 milione di montepremi raggiunto, un grandissimo successo, il Battle of Malta, e sono qui nella sala eccezionale dove si disputa questa magica kermesse, ma ovviamente ieri ho staccato un attimo per dare un'occhiata alla Virtus, no? Avevate dei dubbi? E No. allora raccontacelo un po' come l'hai vista questa Virtus, Jack. Beh, ci ho messo poco, nel senso che mi è bastato vedere il primo tempo, poi nel secondo praticamente davo un'occhiata agli aggiornamenti dei risultati perché stavo lavorando, ma mi accorgevo che non c'era partita. Nel senso che la Virtus ha letteralmente dominato e questo deve far capire ai tifosi e a noi giornalisti, sottolineo anche a noi giornalisti, che non dobbiamo mai essere troppo definitivi nei nostri giudizi, perché le squadre cambiano rendimento non solo da partita a partita, ma anche da quarto a quarto. Guardate quello che è successo in casa con Pistoia, 32-10 nell'ultimo quarto, a una Virtus che si stava dominando. E bisogna ogni tanto fare anche i complimenti a chi poi fa canestro. Detto questo, la Virtus che aveva subito con Milano e anche pesantemente, ha risposto alla grandissima con Venezia. Poi ribadisco sempre che l'Italia non è l'Europa in questo senso. A livello cestistico, a livello politico non prendo ovviamente alcuna posizione, ma a livello sportivo Venezia non ha niente a che vedere col Panathinaikos, probabilmente neanche Milano ha a che vedere col Panathinaikos, però la Virtus che avevo visto a Milano mi aveva seriamente preoccupato. Ho ripreso fiducia nel match con Venezia e spero che anche Banchi abbia fatto qualche valutazione, cioè deve rendersi conto che ci sono tre giocatori che devono avere maggiore spazio: Abbas, Coronara e Zizic. Ci puoi girare attorno finché vuoi, puoi preferire Belinelli e lo capisco benissimo, puoi anche preferire Miche e lo capisco un po' meno, ma lo capisco, puoi preferire ovviamente Şengün'le a Zizic, ma puoi valutare qualche volta Dunston piuttosto che Zizic, ma in Italia Ante Zizic è un giocatore che viaggiava 10 punti e 6 rimbalzi, ieri 15 e 9. Girala come vuoi, non sarà il tuo pivot ideale, ma bisogna che lo utilizzi perché le rotazioni sono fondamentali per ottenere risultati. Poi non lo devo spiegare a Banchi, che è un ottimo allenatore, ma evidentemente anche lui si sta rendendo conto in Eurolega quanto sia importante non arrivare cotti alla fine. Comunque, ieri a Venezia, sicuramente una grandissima Virtus. Jack, questo lo chiedo anche a Max, sia a te Jack che a Max. Cosa pensi di questa notizia trapelata della Virtus che sembra essere sul mercato e poi invece smentita dalla Virtus stessa, dopo poche ore? Le smentite sono sempre esistite. Io ricordo che Cazzola e TV Rete 7, credo che a una trasmissione, a un pallone nel 7, disse chiaramente: diffido chiunque a parlare del sottoscritto in relazione all'intrecciamento al Bologna. La mattina dopo annunciò l'acquisto del Bologna. Quindi voglio dire, i grandi imprenditori e magari anche i grandi dirigenti sono maestri nello smentire quello che invece sta andando avanti. Io credo ovviamente nei giornalisti, non credo che pubblichino, soprattutto testate importanti, poi magari qualche sito internet può commettere più errori, delle cose senza avere fatto delle opportune verifiche, e porto grande rispetto per i colleghi. Devo prendere atto anche della smentita, ma vorrei ricordare che nel 2015, quando Luigi Balduini mi diede la notizia dell'arrivo di Zanetti con la Segafredo alla Virtus, notizia che io diedi fidandomi di Luigi e feci bene nel corso di Solo Calcio, e la notizia fu una bomba, un'esclusiva assoluta, la Virtus immediatamente smentì. Chi è oggi il proprietario della Virtus? Certo. No, io mi ricordo che mi telefonò lo stesso Crovetti dicendomi: "Ma cosa ti inventi?" Io mi ricordo. Quindi non so se stesse bluffando in quel momento o se addirittura forse lui stesso non sapeva quello che succedeva poi nelle stanze dei vari commercialisti e degli avvocati. E ti chiedo un'altra cosa, Jack, anzi, questa la chiedo a Max. La cessione, l'entrata di un fondo in Segafredo,
può creare problemi. Si sta parlando di questa cosa negli ultimi giorni, può creare magari meno attività sul mercato o No. diciamo possibilità di veto. No, non c'entra nulla, è un'operazione che ha fatto la Massimo Zanetti, la Segafredo Beverage, che è, diciamo, l'azienda capofila, non c'entra nulla con la Virtus, è un movimento che viene fatto all'interno delle aziende di Zanetti, ma diciamo, dell'operatività di Zanetti a livello aziendale, non si ripercuote assolutamente sulla Virtus, lo ha detto. Io faccio entrare il fondo, ho 75 anni, ho i miei anni, sono i miei figli che devono andare avanti e decidere che cosa vogliono fare. Quindi è un riassetto che ha voluto fare lui, un upgrade sicuramente che ha voluto fare per le aziende, sicuramente fatto in accordo con i figli, ma con la Virtus, quello che succede nelle aziende di Zanetti non c'entra nulla con quello che succede in Virtus. Tu cosa ne pensi, Jack? Dico una cosa basilare, sono un incompetente, quindi non mi piace fare la parte del giornalista che si mette a parlare di assetti aziendali quando io francamente non sono in grado di aprire neanche un SRL. Quindi grande umiltà da parte mia. Detto questo, al di là delle cose che ha spiegato Max, che è imprenditore e ha una competenza infinitamente superiore a quella del sottoscritto e di tanti altri giornalisti e imprenditori per la cronaca, io posso semplicemente dire che certo è un uomo di 75 anni, questo sì, dovremo un giorno probabilmente fare i conti con la volontà dei figli di Zanetti relativi alla Virtus. Quindi due speranze. Una, che i figli di Zanetti abbiano tanta voglia di rimanere a capo della Virtus e di investire tanti soldi. Due, che Massimo Zanetti viva a lungo. Guarda, io dirò che Zanetti sicuramente non è Armani, per quanto abbia probabilmente la stessa finanza di Armani, o quasi, insomma, non è che. L'unica cosa che io dico è che nella pallacanestro molto spesso si chiudono delle falle con delle sponsorizzazioni. E in questo momento, se un fondo entra molto in forza, mi sembra al 50%, 50% se chiamano in forza. 50% entra nella Segafredo Zanetti, probabilmente emette un amministratore, uno nel consiglio d'amministrazione, No, probabilmente ci ha diciamo. messo l'amministratore delegato. Esatto. Quindi vedo che sei No, informato, mi ho confermi letto. quello. No, ci ha E messo l'amministratore. probabilmente magari qualche milione di minusvalenza che prima veniva coperto con una sponsorizzazione, oggi non sarà più così percorribile come strada. Viene Anche diverso, c'è da perché, dire che sì. al momento le firme per ciò che riguarda la Virtus, le firme di garanzia che sono state date alle banche a copertura delle passività sono delle garanzie personali date da Massimo Zanetti, Certo. personali, quindi non c'entrano nulla le attività. Quindi fino a questo momento Zanetti ha tenuto sempre disgiunto quello che è il personale da quello che è il gruppo Segafredo. Poi chiaramente c'è stata la pubblicità, ha messo le maglie, tutto quello che vuoi, però le garanzie che le banche ora hanno a copertura delle passività sono, o a copertura, diciamo, dei fidi che vengono rinnovati di volta in volta alla Virtus, sono coperti da garanzie personali date da Massimo Zanetti. Certo, beh, a me tutto questo dà solo un po' l'impressione che probabilmente la Virtus sul mercato si ridimensionerà, diciamo il mercato non sarà così scoppiettante nei Ma questo prossimi invece è normale, anni come adesso. la presidenza Zanetti è una presidenza che ha già 8 anni. Certo. È normale in tutte le presidenze, dopo un certo periodo di tempo, che comincino a calare l'impegno e l'intensità. Ed è chiaro che contemporaneamente a questo calo di intensità corrisponda poi l'ingresso di altre Altri persone, soci. legacy, Gherardi, che poi cercano di andare, che piano piano entrano nella società, ne prendono un peso sempre più grande, prima l'annusano,
poi cominciano ad entrarci sempre di più e poi probabilmente alla lunga vengono a prendere il controllo. C'è da dire che purtroppo il lavoro che si sta facendo per rendere si sta facendo un lavoro che non sta rendendo la Virtus assolutamente un asset appetibile dal punto di vista imprenditoriale, ossia se prendi la Virtus non lo fai per fare impresa o per fare azienda, lo prendi per magari avere un'esposizione mediatica, per farti conoscere, ma non lo fai sicuramente per fare affari. E questo te lo dico con maggior ragione dopo aver visto quello che è il progetto del nuovo Palasport. Leggiamo molto velocemente un messaggio che ci arriva da Paolo, che dice: grande fortitudo come al solito in campionato negli ultimi tempi, come al solito c'è stato il nuovo fenomeno semisconosciuto che ci ha fatto però 30 punti, Ambrosin Legacy, avanti così, senza tutte quelle partite buttate avremmo almeno 6 punti su Forlì. Campionato buttato, e non mi si dica che siamo sopra le aspettative. Addirittura. Questa è roba dell'estate scorsa. Passando alla 1, secondo me, se Milano trova la quadra senza togliere niente a nessuno, in Italia è ingiocabile. E Mirotić e Melli cominciano a funzionare. Cosa dite? Rispondo io allora? Vai. Molto semplicemente, per quanto riguarda Milano, non la vedo assolutamente una squadra ingiocabile, la vedo una squadra forte, vedremo in che condizione arriverà alla fine della stagione. Intanto incidono gli infortuni, la Virtus adesso ha fuori Cordinier, sta recuperando Hackett. Se tu mi dici cos'è la Virtus col miglior Hackett e il miglior Cordinier, ti dico una cosa. Se mi dici cos'è la Virtus senza Cordinier, con Hackett a mezzo servizio, te ne dico un'altra. Primo punto, vediamo quindi se tutti stanno bene, vediamo in che condizioni arrivano. Non dimenticatevi che la Virtus comunque giocherà il play-in e Milano molto probabilmente no. Al di là che poi dal play-in possa andare al play-off, e ne dubito, io dico, oppure andrà al play-off, questo non è escluso, ma non con delle ambizioni di passaggio, perché secondo me troverà delle corazzate con anche uno svantaggio del fattore campo, però per la stagione europea probabilmente sarà più lunga di quella dell'Olimpia, e di conseguenza Milano potrebbe arrivare in condizioni migliori, ma io preferisco giocarmi un playoff con Barcellona, con Madrid, con Atene e uscire e non vincere lo scudetto, che se lo vincano loro, ma l'immagine che mi dà l'Eurolega è clamorosa e anche le emozioni che mi regala l'Eurolega. Ma questi sono gusti personali, vedremo in che condizioni si arriverà alla fine. Ingiocabile? No, non vedo una squadra ingiocabile. Ingiocabile era Siena 15 anni fa, anche perché gli arbitri l'aiutavano, e al di là di questo mi sento di poter dire che oggi c'è una Virtus che ha perso con Milano, ma se avessimo parlato anche solo un mesetto fa probabilmente avremmo visto meglio la Virtus di Milano. E per quanto riguarda la fortitudo, con grande semplicità io dico che c'è una dirigenza seria che ha compattato un pubblico, come peraltro accadde 10 anni fa ai tempi di Muratori e di Pavani, che poi sono stati salutati malamente, ma hanno dato tantissimo alla fortitudo. Ora il gruppo di tedeschi, di Gentilini, un gruppo veramente ampio ma di grande qualità, ha ricompattato un pubblico. Siamo sopra l'aspettativa o siamo sotto? Può domandare un tifoso. Io credo che quest'anno la fortitudo volesse arrivare ai playoff, ci si è arrivata, poi è logico che si lascino per strada dei punti, ma li lasci per strada perché tu hai scelto di fare anche un certo tipo di squadra. Se tu da subito avessi preso, dico banalmente, Marco Giuri e dalla panchina invece di salire Giordano saliva Giuri, tu forse quelle partite non le avresti perse. Le hai perse perché non hai preso quel giocatore per tempo, ma l'hai preso dopo perché hai detto: beh, non stiamo andando male, proviamo a dare una zampata. Ricordatevi che Trapani prende Gentile e Alibegovic, tu prendi Marco Giuri, ma non è una colpa, è una semplice constatazione molto rispettosa di una società assolutamente seria che fa i passi con equilibrio, che onora gli impegni, che prova ad andare in A1, e se non ci va non è assolutamente un dramma. Poi è logico che il tifoso voglia il massimo campionato, ma qui la prova contraria, ci vogliono anche i soldi oltre alla bravura. Max, tu cosa dici? La fortitudo? Poco da aggiungere, forse. Poco da aggiungere, la fortitudo, se vince il recupero di questa settimana, è seconda nel suo girone. Se andiamo a vedere la posizione che occupava in classifica nella fase d'orologio, allo stesso punto della stagione scorsa, era molto più bassa.
la promozione non era un obiettivo di inizio stagione, qualcuno dopo le prime partite ha cominciato a parlarne, ma non è mai stato una priorità quella di salire in questa stagione, anche perché ci sono delle questioni pregresse per cui salire subito potrebbe anche essere un problema. Quindi io vedo, secondo me la Fortitudo è perfettamente in linea con quello che deve essere il suo processo di crescita. A volte ricordati che crescere poi troppo in fretta rischi poi di avere dei problemi molto grossi. L'abbiamo visto a Bologna, ecco, più volte su entrambe le sponde. Quindi preferisco arrivare a piccoli passi in 3 anni, ma ben preparato a un certo obiettivo, che arrivarci in un anno e magari non essere del tutto preparate, ma e poi magari dover essere costretto poi a fare macchina indietro. Allora, noi andiamo in pubblicità, caro Jack. Io devo salutare uno spettatore VIP che ci sta guardando e che ti sta guardando anche mentre sei a Malta, molto divertito, che è Federico Ballandi della Contatto, che è un grande tifoso di pallacanestro della Fortitudo, ma in generale della pallacanestro. Quindi lo saluto, annuncio che l'ospite, appena rientrati dalla pubblicità, sarà niente po' di meno che l'arbitro Colucci, che ha segnato un po' la storia della pallacanestro in Italia, e anche arbitrando addirittura le Olimpiadi. Olimpiadi europee. Esatto, è stato designatore arbitrale della Lega, quindi un personaggio con cui potremo parlare di tanti aneddoti, quindi ti divertirai molto tu, Jack. A fra poco, pubblicità. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Dixtreet 611, eventi, serate musicali e feste. Dixtreet 611, il distretto della musica, marchio storico di Bologna, portavoce della House Music. La miglior location, i party più esclusivi. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Sei alla ricerca di un allenamento efficace e veloce per tonificare i muscoli, dimagrire e curare il mal di schiena? Prova gratis l'allenamento StoreFit. Solo 20 minuti una volta alla settimana per risultati rapidi e duraturi. Incluso nella prova gratuita, anche lo studio della composizione corporea mediante bilancia medica e la consulenza con il medical trainer laureato in scienze motorie. Chiamaci subito al numero verde gratuito 820 2044 per prenotare la tua prova gratuita e scoprire come l'allenamento StoreFit può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.
finalmente non dovrai più preoccuparti di tubi rotti, danneggiati o tagliati. Giunto Fast Repair è la risposta che stavi cercando. Adatto a tutti i tipi di tubi e disponibile in varie misure. Giunto Fast Repair è prodotto e brevettato in Italia. Giunto Fast Repair è sempre di aiuto. Tutti i tubi rotti li ripara in un minuto. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Ben rientrati in studio, siamo collegati in questo momento sia con Jack Bonora da Malta che dall'arbitro Rino Colucci. Come va? Benvenuto. Buonasera, tutto bene. Allora, io prima di far partire le domande anche da Jack Bonora e da Max, volevo dirti, sicuramente sono difficili da arbitrare i giocatori, però forse sono ancora più complicati a volte gli allenatori, non so se sei d'accordo. Sì, forse sì, per la grande personalità che esprimono in maniera molto continuativa, ti direi, perché per quanto concerne i giocatori sono le fasi di gioco dinamiche che ci sono sul campo, per cui c'è questa fluidità di movimento che aiuta anche a stemperare un attimino, non so, un po' i contrasti che ci possono essere su decisioni arbitrali, sia che possano essere fischi o non fischi. Invece con l'allenatore il rapporto è un po' diverso, perché c'è anche un punto d'osservazione differente da quello che può essere quello del giocatore, per cui per noi è un po' più difficile. Guarda, io ti riporto probabilmente anche perché in termini di carisma è chiaro che un ragazzo di 20 anni non ha lo stesso carisma di un allenatore magari che in quel momento tu hai arbitrato dei grandi allenatori anche, e io vado indietro nel tempo, fra l'altro ricordando un tuo collega che è stato un gigante assieme a te, una delle icone arbitrali, che è Pallonetto. Io, che vediamo in questa foto, bravissima la regia, velocissima a presentarcelo, ti riporto indietro a quella finale contro Milano del 96, che probabilmente della Fortitudo contro l'Olimpia Milano, in cui al termine di una partita incredibile, magari tu ce la racconterai, ci fu l'ira di Seragnoli e ci fu addirittura Scariolo che qualche giorno dopo mandò un filmato dettagliato con i 18 errori che secondo lui gli arbitri, che in quella giornata foste tu e appunto fu Colucci e Pallonetto, hanno commesso. Quindi cioè, fu un momento abbastanza ghiacciato, direi, per voi due con la Fortitudo più che altro. Si è ghiacciato davvero il caro Rino Colucci. Riusciamo a ristabilire il collegamento? Eccolo. Adesso ti sento di nuovo. Hai sentito la domanda? Sono arrivato.
fino al punto di quando Scariolo si è premurato di fare la raccolta degli errori e tutto. Esatto. Dacci, fai un passo indietro a quel 96, a quella finale che io mi ricordo terminò con gas lacrimogeni fuori dal palazzo. E da una parte c'eravate tu e Pallonetto come icone arbitrali e dall'altra c'erano i Bodiroga, i Gentile, nella Fortitudo c'era la coppia Myers e Giorgevic. Sì, me lo ricordo. Mi ricordo anche che ci sono state due azioni che mi pare anche proprio Piero ha fischiato due falli d'attacco a Giorgevic, se non sbaglio. Esatto. Altezza lunetta, esatto, e quelli sono stati, diciamo, i due falli che hanno un po' acceso la contestazione. Poi ovviamente non ricordo tutto quello che può esserci stato, diciamo, di contraddizione sotto il profilo delle decisioni prese. Mi ricordo che fu una partita molto intensa, questo sicuramente, tecnicamente valida e soprattutto molto fisica. E, diciamo, quelle due situazioni me le ricordo bene. La ricordo molto bene anch'io, perché anche fuori dal palazzo fu abbastanza complicata da gestire per le forze dell'ordine. Jack, hai una domanda? Beh, a questo punto facile, riguardando i 18 errori inviati da Scariolo, a distanza di un po' di tempo lo possiamo dire, quanti di questi 18 erano veramente errori? Hai sentito Rino? No, purtroppo no, sento ripetere. Jack diceva, a distanza, quanti di questi 18 errori erano veramente errori? Guarda, io vorrei vedere tutti quelli che ha messo dentro, perché nel senso li potremmo giudicare insieme. Poi tu considera una cosa, nel condimento delle critiche e tutto il resto appresso c'è sempre tanto di parte. Non voglio dire che non erano errori o qualcosa del genere, però vorrei vederli per poter così giudicare tecnicamente se effettivamente ci sono quegli errori che lui dice. A proposito, scusa, pongo una domanda. Io sono qua a Malta, penso al torneo di poker dove incontrai l'anno scorso il mio amico Paglialunga, ottimo arbitro che ha arbitrato la partita con la Benetton. Ah, aggiungo che Paglialunga, che ho fatto con una bellissima intervista, vince 16.000 euro qua a un torneo, eh? È un ottimo giocatore di poker. Perfetto. Allora, e lui arbitrò la partita con Treviso, quella in cui venne decretato fallo in difesa di Cenghiglia e non sfondamento di Banks. Lui mi ha fatto vedere un filmato in cui era palesemente, ve lo posso garantire, l'ho visto e sono virtusino, fallo di Cenghiglia. Altri amici arbitri mi hanno detto era assolutamente sfondo di Banks. Qual è la verità? Guarda, allora, io l'ho visto da varie angolazioni, credimi. Molto difficile, nel senso che se tu lo guardi da dietro canestro, ok, quindi la telecamera che prende dietro canestro, si vede un movimento repentino del difensore. Si è altro congelamento d'immagine che speriamo di ripristinare. Al limite dico alla regia, se ci fossero dei problemi che persistono possiamo fare semplicemente il collegamento telefonico, anche se ci dispiace tanto, perché era meglio così per Skype. Ci siamo? Pronto? Mi pare sia tornato, prego. Sì. Sì, non so fino a come avete sentito. Abbiamo sentito. Che hai visto il contatto da più angolazioni. Siamo rimasti lì. Ok, quello da dietro vedi Cenghiglia che si sposta, ok? Leggermente, ma si sposta, quindi va a ostruire la traiettoria del giocatore che già è iniziato, e sembra così che possa essere fallo della difesa effettivamente, come poi è stato fischiato. Ti dico, come prima impressione mia, stando in campo io avrei fischiato fallo d'attacco. Ah, ok. Quindi, hai sentito Jack? Ho sentito e prendo atto, assolutamente, sono sfumature e mi fido però di Collucci che è molto bravo. Max. Prego.
Hai visto nascere, crescere, diventare grandi negli anni 90 tante, una generazione di allenatori come, io penso a Messina, Scariolo, Tanjevic, c'era già Bucci, sono i primi che mi vengono in mente, ma tra tutti qual era quello più difficile da arbitrare? Cioè quello più difficile da tenere calmo, quello che diciamo tra virgolette rompeva più le scatole in campo? Guarda, il più, non dico esagitato, diciamo era una persona di una correttezza unica, però sembrava sempre esagitato. E qua ci sono i servizi segreti dell'associazione allenatori che hanno bloccato. Esatto. Quindi vediamo di recuperarlo. Se potesse avere un atteggiamento offensivo. Ti abbiamo perso un attimo, Rino. Ok, allora, al momento del nome ti abbiamo perso. Sì, è Alberto Bucci, ma per una cosa semplice, era molto agitato, mai offensivo, devo dire la verità, però era complicato da tenere fermo. A quell'epoca diciamo che gli allenatori non avevano quel trend di entrare in campo con i piedi, non so se ve ne siete accorti, sì. Ormai c'è questa tendenza grossa degli allenatori. Io ad un allenatore erano proprio agli inizi, gli albori di questa tendenza, in una corsa in contropiede che l'ho visto che stava in campo, non ti dirò il nome, che è l'allenatore, lui se lo ricorderà senz'altro, gli ho tirato una ginocchiata e lui mi ha guardato e ha detto: Rino, ho capito, sono seduto. E è una brutta tendenza, cioè non c'è nessuna regola comportamentale che può permettere qualcosa del genere. L'allenatore ha il suo box, si può muovere tranquillamente nel box, nessuno gli dice nulla, non capisco perché deve entrare in campo. Il campo è dei giocatori e anche degli arbitri che devono starci dentro. Io ti aggiungo una domanda, io ricordo un momento di grande tensione con Ergin Ataman anche, te la ricordi? Come no? Raccontacela un po'. È un episodio bellissimo. Era, mi pare, una partita a Siena Benetton. Allenatori erano Ataman e Ettore Messina. E a un certo punto io arbitravo, mi pare, con Sergio Borroni. Ci fu un fallo tecnico che Sergio diede ad Ataman, che continuò a protestare. Allora io tirai via lui, dissi: guarda, vado io un attimo, vedo di calmarlo, insomma tutto il resto. Andai e lui ha continuato a protestare in maniera molto vivace, venendo anche in campo, per cui l'ho espulso e lui non voleva andare via. Dopo un invito si è andato a sedere, cioè, sulla panchina della Benetton. Cioè, qualcosa tipo quello che è successo a Barcellona l'anno scorso? Ma più o meno, però questa è simpatica perché poi sai che è successo? Lui si è andato a sedere sulla panchina della Benetton e io mi sono andato a sedere al posto suo. E io mi riposo un po', mi do 2 minuti, se non va via la partita non riprende e finisce qui e andiamo tutti a casa. E c'era Minucci, che all'epoca era direttore generale della Montepaschi, è venuto e praticamente insieme a qualcun altro l'ha portato via di peso, la partita è ripresa. Però è stata simpatica come cosa. E quindi Messina l'ha accolto però nella panchina Benetton? Sì, l'ho ospitato. Un gran fair play di Messina, visto Jack? Beh, ma Ettore è una persona incredibile. Allora, è una persona incredibile, un grande allenatore, ha fatto la storia del basket italiano e europeo, però a Bologna c'è sempre una stessa domanda che ovviamente non ci ponevamo quando stava sulla panchina della Virtus. Sì. Messina è tutelato dagli arbitri? Beh, guarda, io ti dico questo, sicuramente la tutela viene da sé, per la grande personalità, il carisma, quello che è un po' la storia del giocatore, dell'allenatore, e così anche per i giocatori può succedere, assolutamente. Però ti dico anche questo, negli anni d'oro dei grandi arbitri, dove c'erano grandi arbitri di personalità, c'era un rispetto incredibile e lì parlare proprio di una tutela, ecco. Posso sottoscrivere che non c'era. E
Io ti volevo chiedere anche questo: pensi che la classe arbitrale sia un po' scaduta? A me dà questa impressione. Poi si parla anche della classe politica un po' scaduta negli ultimi decenni, ma sicuramente la classe arbitrale, secondo me, è meno carismatica, se non altro. Cosa dici? Concordo in pieno, è una questione di personalità, ma secondo me anche di istruzione, cioè nel senso che i nostri anni sono stati anni importanti, c'erano arbitri di grande talento sicuramente, ma c'erano anche grandi istruttori che insegnavano basket arbitrale, quello che purtroppo non c'è oggi. E per i giovani è un grosso problema. Io posso dire che quando ero un arbitro giovane, a parte avere Nini Ardito, Aldo Albanesi, Sandro Teofili come istruttori, che erano veramente degli istruttori incredibili che ci invidiava l'Europa, avevamo dei miti da seguire come arbitri. C'era Maurizio Martorini, che è stato per me il più grande arbitro in assoluto, e poi Giancarlo Vitolo, Bruno Duranti, Luciano Baldini, ma tanti che posso... uno degli ultimi vecchi, tra virgolette, era Pierluigi d'Este, che sono arbitri che hanno scritto veramente la storia arbitrale italiana. E quella personalità, quel saper gestire le partite, ma gestire in senso buono, tra virgolette, quindi vuol dire amministrare sia sotto il profilo dell'intelligenza arbitrale nelle relazioni con i giocatori, con tutti gli addetti ai lavori e nelle scelte tecniche, soprattutto nel campo, facciamo fatica adesso a trovarla. Jack, hai una domanda? Certo che sì, facile. Fece bene Zancanella nel 98 a fischiare fallo a Danilovic su Wilkins, che poi realizzò il famoso tiro da 4? Questa è una bellissima domanda. Questa brucia ancora a Bologna. Ti faccio i complimenti per la domanda. E ti dico, io quella partita l'ho vista in televisione. Sasha Danilovic è mio amico, grande giocatore. Assolutamente, se tu vedi quel tiro è l'espressione tecnica sublime del tiro in sospensione. Ti dico la mia? Sì. Non c'è. Per me il fallo non c'era, no? E non c'era. Per me, è una mia idea, per carità. Ma no, ma è un'idea anche del filmato ripreso frame by frame, come direbbero gli americani. Quindi il fallo non c'era, però quel fallo decise. Vedi la dinamica del corpo di Sasha, grandissimo giocatore, lui va già all'indietro perché quello è il suo tiro, non c'è niente. Cioè, Wilkins fa una giusta difesa in scivolamento, non va avanti. Se fosse andato avanti ci poteva essere un fallo assolutamente, ma non lo tocca manco con la mano, cioè... Questa è la mia idea, per carità, io l'ho vista varie volte, per me non è fallo. Con Zancanella ti è mai capitato di parlare di questo? Ah, lui è assolutamente convinto. Cioè, anche oggi, quindi lui dice, lo rifarei. Io non lo vedo da una vita, ti dico la verità. Sì. Ah, però Zancanella era convinto che era fallo. Sì, ma io... Non ho dubbi su questo, cioè penso che un arbitro del suo livello sia fischiato perché è convinto di quella cosa. Lui, caro Jack, fu anche criticato perché rinomatamente virtussino, comunque, vabbè, no, non riapriamo questo capitolo, cosa dici Jack? No, abbiamo riaperto, abbiamo fatto bene, abbiamo avuto una testimonianza importantissima di Rino Colucci, che adesso contiamo di riavere presto in collegamento, si è frizzato ancora per un istante, credo che sia un contributo importante quello di Colucci. Dopodiché Zancanella può ancora essere convinto di quello che ha fatto, ma voglio dire, anche Craxi era convinto di avere fatto bene, però a posteriori forse qualcosina aveva sbagliato, magari era sbagliato anche Zancanella. Uno si tiene la sua convinzione, ma uno potrebbe anche dire, in quel momento lì l'ho visto così, a posteriori l'ho sbagliato. Certo, ma io al di là di tutto penso che poi, cioè, se ci si rende conto che è un errore ammetterlo, penso sia... Come dire, un
bel marchio, ma non in senso negativo, cioè ti porti un qualcosa di positivo anche nel sembrare comunque schietto, corretto nel leggere le situazioni anche a posteriori, perché in quell'attimo significa veramente decidere in un frame, però cioè, ti dico, la prima impressione che poi per me è maturata anche durante il corso di tante immagini viste è che per me il fallo non c'è. Ma il clima che si respirava e questa durante attenzione, scusa derby. Max, scusa. No, prego. Vai pure, scusa. Dicevo una cosa. No, no, dico solo che questa cosa io la dico da virtuosino, perché una cosa è scherzare e io posso dire da virtuosino era antisportivo, ma se parliamo seriamente, quello è un fallo che non si fischia praticamente mai e Zancanella poteva tranquillamente dire lì l'ho vista così ma ho sbagliato, perché una cosa è ridere, una cosa è fare informazione, quindi è giusto evidenziare questo. Poi fare un'altra domanda a Conucci, ma dopo che la farà Max, semplicemente chiederò, visto che i tifosi virtusini spesso si lamentano, se in Eurolega la Virtus sia tutelata o meno dagli arbitri. Ma prima rispondere alla domanda di Max, prego. No, beh, io ti chiedevo, in quegli anni qual era l'aria che si respirava in campo? Perché credo che l'elettricità che ci fosse sul parquet con quei campioni in campo, con due squadre così forti, credo che anche negli anni successivi, pur avendo avuto delle squadre molto forti in Italia, però una rivalità come quella che c'è stata fra Fortitudo e Virtus a fine anni 90, credo che non dobbiamo tornare forse alle rivalità magari degli anni 80 tra Milano e Cantù, però un'elettricità simile credo che fosse, cioè si tagliasse con il coltello, credo. Come la vivevate voi in campo? Guarda, io ti parlo della mia esperienza e poi di quella che diciamo veniva fuori dalle discussioni che facevamo con i colleghi nei pre-partita oppure nel preparare nella settimana le gare, e la cosa più bella era l'emozione di dover arrivare a quel momento, soprattutto di entrare in un campo meraviglioso, perché per me quel Palazzarita è stato meraviglioso, cioè entrare a farci, ad arbitrarci il derby, a farci finale scudetto e tutto il resto è stata un'esperienza indicibile che spero possa possono fare tanti giovani. E ti dico, quella pallacanestro lì era una pallacanestro meravigliosa che io oggi purtroppo non rivivo più, non sento più mia già da un po' di tempo, perché arbitrare a Bologna, i derby di Bologna, e sentire quell'atmosfera meravigliosa credo sia qualcosa che difficilmente si può ripetere. Ed era una sensazione che non era solo mia, di tanti altri arbitri. In quegli anni c'erano grandissimi. Allora, sicuramente sì. C'è un altro freeze, però spero ci stia ascoltando. Ci arriva un messaggio proprio per Rino Colucci che dice: ma arbitrare Charles Barkley fu difficile? È andata via. Non ho capito. Come? Scusa, arbitrare Barkley fu difficile? Sì, però il giocatore più scorretto era Karl Malone. Malone era uno dei giocatori, credimi, più scorretti che ha arbitrato. E con Barkley abbiamo avuto una discussione in campo su due o tre situazioni. Poi è successo che praticamente due giorni dopo fui designato come arbitro stand-by una partita degli Stati Uniti ed ero seduto sul cubo lì dove di solito poi vanno i giocatori per il cambio e stavo scattando le fotografie ai giocatori, c'era Scottie Pippen e tanti altri, Robinson, e ovviamente ho fatto una foto pure lui nonostante avessimo litigato. A un certo punto io stavo guardando la macchina fotografica e lui mi si è piazzato davanti con i pugni nei fianchi, mi ha guardato e mi ha detto facciamo una foto insieme. Ho detto cavolo, la voglia, ci siamo messi lì, è venuta quella foto che praticamente siamo abbracciati, ecco adesso si vede in sovrimpressione, la vedo anch'io, e niente,
sono arrivati tutti i cameraman e hanno fatto un servizio fotografico e anche televisivo, e alla fine l'arbitro e il giocatore gli hanno litigato, sono diventati amici, è uscita questa notizia in televisione lì negli Stati Uniti, poi riportata qualcosa pure in Italia, credo, perché diciamo faceva un po' scalpore tra virgolette, che ci fosse. Beh, come sempre, gli Stati Uniti costruiscono una cosa hollywoodiana anche da un piccolo litigio fra arbitro e giocatore. E allora, noi... Cosa bella è che c'era Luigi. Lui mi parlava in americano, ma io, diciamo, in napoletano gli ho parlato. Jack, vai. C'era Luigi, la mia domanda di prima. Virtus sfavorita in Eurolega dagli arbitri? Brutti arbitraggi, devo dirti la verità. Ho visto qualche partita e mi sento di dire sì. Qualcosa, però molto incide la scarsezza degli arbitri a livello di Eurolega. Io non vedo dei grandi arbitraggi, devo dirti la verità, i grandi nomi non ci sono più. Se parliamo che adesso andiamo a vedere arbitri che con me facevano il terzo, che con Luigi Lamonica facevano il terzo, che con Fabio Facchini facevano il terzo, fare i primi arbitri. È difficile pensare che ci possano essere degli arbitraggi, non dico che debbano tutelare la Virtus, ma garantirgli un'equità sotto il profilo fisico e tecnico, questo è importante. Io dicevo sempre una cosa: se tu garantisci agli allenatori e ai giocatori parità di decisione su due situazioni che sono simili, cioè faccio un esempio: se tu fischi un fallo d'attacco in una certa dinamica e poi la stessa dinamica dall'altro lato fischi fallo alla difesa, è lì che si arrabbiano tutti. Invece bisogna garantire un'equità tecnica di interpretazione. Questo non lo vedo. Però scusami, Luigi, un'ultima battuta. È vero parlare di scarsezza, ma ti pongo anche una domanda. È anche vero che ai tempi c'erano società che portavano gli arbitri a fare shopping per avere poi dei favori all'atto della decisione finale? In Europa, dici? Sì, in Europa. L'arbitro andava magari in Turchia, in Grecia o in altri paesi e c'erano addetto agli arbitri che accompagnava l'arbitro a fare shopping, qualche capo d'abbigliamento. Chissà che magari un po' di eleganza non potesse servire all'atto della decisione finale. Hai sentito la domanda, Gennaro? Jack, non è arrivata. Te la rifaccio. È vero che c'erano okay. Responsabili arbitri che portavano i direttori di gara a fare shopping prima della partita in Eurolega? In Eurolega non è mai capitato, questo succedeva nella FIBA, ma era praticamente una norma statuita, nel senso che, spiego come andavano le cose, tu eri ospite della squadra di casa, no? E entro una certa cifra tu potevi accettare un regalo, insomma una cosa, ti dico era 100 marchi, quindi cioè... una cosa irrisoria, insomma, qualcosa. Questo esisteva ai tempi FIBA, non in Eurolega non c'è mai stato. Beh, bella questa cosa, interessante. Bene, Jack, guarda, allora, noi dobbiamo andare in pubblicità. È stato fantastico averti con noi e ti chiederemo di rientrare, magari di fare un altro collegamento prima della fine di questo campionato. Avremo molto piacere magari di riguardare con te alcuni episodi magari di questi playoff di Serie 1 che si vedono sempre più complessi, giusto Jack? Gli equilibri in campo sono sempre più... Assolutamente sì, saranno veramente impegnativi. Beh, la domanda è facile, dai. Chi vince lo scudetto? Io dico Bologna. Ah, però. Bene, allora... non lo so, è una sensazione, dico la verità, perché... Bologna è una squadra che dal mio punto di vista ha sette vite, e certe tradizioni a volte contano, sotto certi aspetti devo dire, però è una sensazione, ecco, corroborata anche da un discorso tecnico, assolutamente, è fisico,
E poi volevo rubarvi solo un secondo, se me lo consentite, per ringraziarvi di avermi fatto ritornare a una sorta di full immersion in una città che ho amato tantissimo per il basket, che per me ha significato tantissimo, e dove ho arbitrato la mia prima partita importante, e dove avevo tanti amici, ho tanti amici ancora, e purtroppo ci sono due persone che non ci sono più, ma che a Bologna per me hanno significato tanto, se posso dirlo. Ivo della Brasserie, permettetemi, e Gianni Nalon. Due persone incredibili, veramente, due grandissimi amici. Io li ho trovati a Bologna, quindi Bologna è parte del mio cuore. Bene, tu sei sempre benvenuto, quindi, caro Rino, a Bologna quando vorrai venire. E a goderti magari una cotoletta alla bolognese. Perdonami, scusami solo Luigi, un flash, visto che il figlio di Ivo è il nostro grande amico, è Aldiana, che è di proprietà di Stefano Tedeschi. Lo so. E quindi voglio dire, ti aspettiamo a Bologna, mandiamo un tortellino proprio in compagnia del figlio del grandissimo Ivo, che ricordiamo con tanto affetto. Lo so, ma guarda, è meraviglioso, perché poi mi aspettavano, stavamo insieme, chiacchieravamo di basket, di tante cose, e è stata una seconda casa, credetemi. Bene. Allora, alla prossima volta, noi dobbiamo assolutamente, Jack, andare in pubblicità, quindi ti prego di non fermarmi più, perché sennò qua mi sfondano il vetro dalla regia. A fra poco, grazie Rino. Ciao, grazie dell'ospitalità. Ciao. Buona Ciao. Serata, grazie. Ciao a voi. Pubblicità. Eventi, serate musicali e feste. Dixtrit 611, il distretto della musica, marchio storico di Bologna, portavoce della house music. La miglior location, i party più esclusivi. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del 700. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Sai che esiste un ristorante dove puoi gustare carbonara, fritti, tiramisù e alzarti da tavola leggero? È il ristorante Libra di Bologna, in via Testoni 10, premiato con una forchetta dal Gambero Rosso. Vieni a trovarci. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover.
finalmente non dovrai più preoccuparti di tubi rotti, danneggiati o tagliati. Giunto Fast Repair è la risposta che stavi cercando. Adatto a tutti i tipi di tubi e disponibile in varie misure. Giunto Fast Repair è prodotto e brevettato in Italia. Giunto Fast Repair è sempre di aiuto. Tutti i tubi rotti li ripara in un minuto. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Ben rientrati in studio, diciamo che abbiamo pochi secondi per chiudere anche questa puntata piena di cose interessanti ed emozioni attraverso le quali ci ha guidato appunto un arbitro di sempre iconico come Rino Colucci. Jack, andiamo direttamente da te, così chiudi tu la puntata e ci racconti se sarai in studio e in quale parte del mondo sarai lunedì prossimo. Io lunedì prossimo sarò a Bologna, quella successiva non ci sarò perché sarò in Liechtenstein, ma comunque lunedì prossimo ci sarò. Direi che è stata una bella puntata, grazie a Gennaro Colucci, grazie a tutti voi per averci seguito, fiducia nella Virtus che giocherà venerdì con Baskonia per arrivare ottava, e lasciatemi dire, sarebbe un grande risultato. E per quanto riguarda la Fortitudo ci può stare un inciampo, ma intanto bisogna inserire Marco Giuri. Non dimenticatevi che è comunque una buona stagione quella della F. Ci troviamo lunedì prossimo. A presto.